Ritengo che sia utile nel riprendere il nostro intervento conclusivo ribadire anche in questa sede quali sono i temi di prova su cui siamo chiamati a soffermare la nostra attenzione. Mi serve qualcos'altro però perché basta un codice, basta un altro codice. Dicevo, i temi di prova su cui siamo tenuti a soffermare la nostra attenzione, non perché questi siano riferimenti che non siano agevolmente ricavabili dalla sentenza di primo grado, ma perché serve non solo ad affrontare poi le specifiche tematiche, diciamo, diverse, ulteriori rispetto alle questioni meramente procedurali affrontate dal collega Ignazzitto, quindi presenti nei motivi di appello Filippone e Graviano, ma anche e soprattutto perché ci servono a contestualizzare in questa sede e valorizzare appieno le risultanze processuali provenienti dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Io cercherò di fare un'operazione forse un po' più complessa rispetto a quella che passa dall'analisi specifica di ogni singolo motivo e di ogni singola questione, cioè cercherò di richiamare gli argomenti che ritengo debbano essere portati all'attenzione della Corte, intersecando le singole acquisizioni precedenti e successive con quelle che sono le doglianze difensive, proprio per cercare di restituire una ricostruzione che abbia una coerenza logica in grado di far comprendere qual è, l'impostazione che la Procura Generale intende dare a quello che è l'assunto accusatorio. Primo punto che vorrei fosse chiaro: Calabrò e Villani. Di Calabrò e Villani in secondo grado si è parlato probabilmente poco. Si è parlato probabilmente poco perché, come sapete, Calabrò e Villani vivono una vicenda processuale antecedente. 'Ndrangheta stragista, passatemi questa definizione forse più giornalistica che altro, ma ci serve a capire di quale contenitore processuale noi stiamo parlando. Ampiamente definite le posizioni di Calabrò e Villani in epoca antecedente al processo che trattiamo in questa sede, ma ritengo ancora oggi particolarmente importanti per comprendere appieno, a fondo, le dinamiche ulteriori rispetto agli esecutori materiali. E allora il primo tema di prova è certamente riferibile a Calabrò e Villani, i quali materialmente agirono da soli. Agirono da soli, ma su mandato di ben individuate cosche di 'Ndrangheta, e adesso vedremo quali sono queste cosche di 'Ndrangheta, e nel far riferimento a queste cosche di 'Ndrangheta io inserirò una serie di richiami alle integrazioni istruttorie che abbiamo vissuto insieme nel corso del giudizio di secondo grado, perché è importante che emerga subito che il richiamo a ben individuate famiglie ha un significato di particolare spessore nella ricostruzione complessiva. Ed è infatti il tema numero 2. Vi anticipo subito che i temi di prova sono 14.
Le cosche di 'Ndrangheta che diedero attraverso loro fiduciari mandato omicidiario a Calabro e Villani di seminare terrore in Calabria, colpendo in modo indistinto, gratuito e feroce gli appartenenti all'arma dei carabinieri, sono da individuarsi in due delle componenti apicali della 'Ndrangheta dei primi anni 90. Attenzione, avete sentito nel corso dell'integrazione istruttoria numerosi riferimenti alla struttura della 'Ndrangheta, che è un tema di particolare rilievo anche e soprattutto in questa sede, perché è assolutamente evidente che se mandato omicidiario ci fu, e mandato omicidiario ci fu, come risulta evidente dalle acquisizioni di questo processo, quel mandato omicidiario poteva provenire soltanto da pochissime famiglie, che io potrei dirvi, semplificando forse un po' troppo, ma per essere immediatamente chiaro, sono i vertici assoluti della 'Ndrangheta, che noi nel capo O della rubrica indichiamo quale componente visibile, che significa componente territoriale, componente militare della 'Ndrangheta, cioè la 'Ndrangheta che si percepisce essere tale, che ovviamente insieme a poche altre componenti apicali di 'Ndrangheta ha riconosciuto il potere di vincolare la struttura criminale nel suo complesso. Visto il mandato che viene affidato a Calabro e Villani, ovviamente non è questione banale vincolare la 'Ndrangheta tutta all'adesione ad una strategia del terrore, ovviamente alla stagione delle stragi, che come viviamo proprio all'interno di questa vicenda processuale ha generato una serie di problematiche, non solo di tipo giudiziario. Quali sono le due componenti, tema numero due, apicali di 'Ndrangheta che affidano il mandato a Calabro e Villani? Da una parte certamente la famiglia Piromalli, che avete sentito evocare tantissime volte. Non dimentichiamoci che negli anni 90 la componente Piromalli si avvaleva anche, diciamo, del contributo della famiglia Molè. Stiamo parlando dei vertici del cosiddetto mandamento tirrenico. Come giudiziariamente accertato sulla base di numerosissime sentenze che sono a disposizione ovviamente della Corte, già ampiamente richiamate nella sentenza di primo grado. E vorrei soltanto farvi notare un piccolissimo particolare che mi serve anche, diciamo, ad argomentare su alcuni profili evidenziati dalla difesa Graviano. I profili che evidenzia la difesa Graviano, e vi dirò anche in quale parte poi della memoria, sono quelli in cui si cerca di portare alla vostra attenzione un vizio, e cioè quella che secondo la difesa Graviano è una lacuna dimostrativa, specificamente riferibile a quelli che sono i rapporti 'Ndrangheta Cosa Nostra, che ovviamente lacuna non è. Non era assolutamente lacunoso in primo grado, a maggior ragione per quella che l'integrazione istruttoria che abbiamo vissuto insieme lo è in secondo grado. E vi ricorderete perfettamente, perché sono dichiarazioni rese proprio nelle ultimissime udienze, il riferimento alla doppia affiliazione. Perché mi voglio subito soffermare su questo particolare? Perché nella sentenza di primo grado voi trovate dei riferimenti a Tommaso Buscetta. E non ho assolutamente bisogno di dirvi altro, né sull'epoca coperta
dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, protagonista tra i principali del maxi processo a Cosa Nostra, istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, né diciamo sulla assoluta tenuta dichiarativa da riconnettere al contributo fornito dal Buscetta. Ebbene, andate a vedere questo passaggio della sentenza di primo grado in cui la Corte d'Assise richiama il ruolo di Tommaso Buscetta nel fare che cosa? E qui capirete forse meglio perché io prima dicevo che il processo in tema di criminalità organizzata è un processo sul fatto, ma il fatto è particolarmente ampio, strutturato e complesso. Buscetta era stato inviato in Calabria dai vertici di Cosa Nostra dell'epoca per far attecchire in Calabria la dottrina mafiosa di Cosa Nostra, e i suoi interlocutori principali sono stati i piromani. Vedete come tutto apparentemente è il frutto di una coincidenza che si struttura nel tempo, ma in realtà, utilizzando correttamente il metodo scientifico che ho richiamato nella prima parte del mio intervento, trova forte valenza dimostrativa in sede processuale. Quindi, quando, voglio dire, nella Camera di Consiglio, mi viene in mente un'espressione che utilizzava mio padre, Camera delle Deliberazioni, la chiamava, sarete chiamati a confrontarvi con le domande che necessariamente saranno poste da voi stessi prima di assumere la decisione finale, e dovrete anche fare i conti non con la casualità nell'individuazione di una famiglia, che è la famiglia Piromalli, ma con tutta una serie di acquisizioni di parecchio antecedenti ai fatti di cui ci occupiamo in questa sede, che spiegano perché i Piromalli. Ed un motivo c'è, e questo mi pare evidente. La seconda componente apicale di 'Ndrangheta, che partecipa, contrariamente a quello che forse a volte si è sostenuto, soprattutto da parte delle difese, alla fase in cui determinate decisioni vengono assunte e quindi viene affidato il mandato omicidiario a Calabrò e Villani, è la componente De Stefano Tegano Libri. E anche qui non è il frutto di una coincidenza il fatto che tra i soggetti che hanno la doppia affiliazione 'Ndrangheta Cosa Nostra ci sia, come avete sentito, il chiaro riferimento alla cosca De Stefano. Quindi già l'istruttoria ci ha fornito conferme in questo senso: i Piromalli e i De Stefano avevano la doppia affiliazione, quindi 'Ndrangheta Cosa Nostra, per i motivi che vi ho appena spiegato, andavano a costituire due delle componenti di quell'organismo di vertice a cui spetta il compito di assumere le decisioni più importanti, come ci dicono una serie di collaboratori di giustizia. La cosca De Stefano, Tegano Libri, perché siamo in una fase storica, attenzione, immediatamente successiva alla seconda guerra di mafia. Ecco qui la contestualizzazione indispensabile per darvi una chiave di lettura, in cui alla contrapposizione che inizia nel 1985 con l'attentato di Villa San Giovanni ai danni di Nino Imerti e poi con l'omicidio ai danni di Paolo De Stefano, si chiude
nel 1991, in un'epoca molto prossima all'omicidio del collega Nino Scopelliti, e lascia sul territorio un assetto che è un assetto in cui le tre componenti familiari De Stefano, Tegano, Libri si muovono per molti anni come se fossero una cosa sola. Questo ci dicono le sentenze che voi avete in atti. E quindi Molè Piromalli come Tirrenica, De Stefano Tegano Libri come 'Ndrangheta cittadina, la città di Reggio Calabria, attraverso una figura ben precisa che è Demetrio Lo Giudice, che non si trova qui imputato sol perché è deceduto, detto Mimmo. Altro elemento che diventa particolarmente significativo solo nel momento in cui si utilizzi un determinato metodo, perché anche questa è una domanda che voi porrete a voi stessi nel momento in cui sarete chiamati a decidere. È la Ionica. Avete sentito quante volte io ho chiesto ai collaboratori di giustizia, in particolare nelle ultime udienze istruttorie, al collaboratore bruzzese: è la Ionica. Dov'è la Ionica? Perché vedete, la Ionica, e questo è notorio giudiziario, che diventa elemento utilizzabile nel momento in cui lo si ricava da sentenze definitive che voi avete in atti, la mamma dell''Ndrangheta, come viene definita nelle sentenze che ho appena richiamato, dove sta? Perché negli anni 90, nei primi anni 90, questo tipo di azione così importante, così vincolante, così compromettente, passatemi questo termine, viene affidata alla gestione esclusivamente dei Piromalli e dei De Stefano? Per riassumere, perché Piromalli e De Stefano sono le componenti principali di quei gruppi allargati di cui vi ho parlato prima. Per rispondere a questa domanda dovete tornare alla prima guerra di mafia, non più alla seconda 85-91, ma dovete tornare alla guerra di mafia più importante che si è combattuta in questo territorio, che abbraccia gli anni che vanno dal 74 al 77, quando si crea un asse fortissimo di rottura con la vecchia 'Ndrangheta proprio tra i De Stefano e i Piromalli, tant'è vero che avete certezze processuali sul fatto che i principali doppi affiliati 'Ndrangheta Cosa Nostra sono Paolo De Stefano e i fratelli Piromalli, che vincono la prima guerra di mafia. Ecco il rilievo delle sentenze che sto richiamando. E quindi, per forza di cose, vinta quella guerra che trasforma definitivamente la 'Ndrangheta in quel mostro criminale che è oggi, diventano i principali referenti della struttura considerata nel suo complesso. Anche qui, come vedete, non sono coincidenze dichiarative, terminologiche, quelle che utilizzano i collaboratori di giustizia. E questo tipo di riscontro non è un riscontro di tipo fattuale, o meglio, non è soltanto un tipo di riscontro fattuale, ma diventa particolarmente resistente e quindi in grado di resistere alle obiezioni difensive nel momento in cui diventa un riscontro storico, fattuale, ma anche di tipo logico. Perché la criminalità organizzata di tipo mafioso di altissimo livello vive di logiche mafiose, attenzione. Altro termine particolarmente insidioso se non contestualizzato a fondo. Terzo tema di prova: il collegamento, o meglio l'anello di congiunzione tra quei sodalizi criminali, attenzione, De Stefano, Piromalli, quali componenti di un organismo decisionale che
ha il compito di assumere determinate decisioni. Il collegamento, meglio l'anello di congiunzione fra sodalizi da un lato e esecutori materiali dall'altro, è Rocco Santo Filippone. Anche qui, nei motivi di appello, i difensori di Rocco Santo Filippone che cosa vi dicono? Vi dicono in maniera, perdonatemi, poi subirò ovviamente anche io tutta una serie di definizioni che mi lasceranno magari anche un po' infastidito, è la dialettica processuale. Io apprezzo molto il lavoro dei difensori e loro lo sanno, spero che loro apprezzino il mio. Ci provano le difese nel portare alla vostra attenzione, un po' come vi ha già spiegato il collega Ignazzitto, una serie di argomenti, tra virgolette, potenzialmente demolitori, nel dirvi sulla figura di Rocco Santo Filippone, dice, ma questo da dove spunta? Ma dice, è mai possibile che un soggetto che ha un peso così grande come quello che gli attribuisce la Procura della Repubblica prima, la Corte d'Assise di primo grado poi e oggi la Procura Generale possa diventare il perno attorno a cui ruota una vicenda stragista che coinvolge la 'Ndrangheta? Assolutamente sì. Perché vedete, con Rocco Filippone noi ci siamo arrivati a un certo punto ad attribuirgli il ruolo che meritava con questo processo, ma molti altri, ve lo dico con certezza, sono morti prima, che a volte poco prima che la giustizia, voglio dire, potesse in qualche modo ricostruirli in un ruolo criminale di grande spessore, che era il ruolo che avevano ricoperto per moltissimi anni. È capitato. Ecco il tentativo che va a vuoto nella difesa di Rocco Filippone nel momento in cui vi dice, ma da dove spunta Rocco Filippone? È mai possibile che un soggetto con quelle doti, con quelle specifiche cariche, possa andare immune da responsabilità per tutto questo tempo? Intanto Rocco Filippone, e voglio segnalarvelo subito, viene individuato da Consolato Villani nelle sue dichiarazioni tempestive, attenzione, e quindi avete sentito parlare di 180 giorni, quando io parlo di dichiarazioni tempestive mi riferisco a quel periodo specifico, come capomandamento tirrenico, attenzione, che non è un ruolo assolutamente banale. E la veste di Rocco Filippone come capo mandamento tirrenico viene rivelata per la prima volta da Villani, che inizia a collaborare alla fine del mese di settembre 2010. Perché acquisizioni anche antecedenti a quella data, che noi poi abbiamo valorizzato e di cui trovate traccia nella sentenza di primo grado, riferibili al procedimento infinito di Milano, che è da abbinare al processo crimine che più volte abbiamo richiamato anche in questa sede, davano già una serie di elementi di valutazione a carico di Rocco Santo Filippone, ma che diventano percepibili per quello che sono fino in fondo solo dopo che Consolato Villani, ecco perché Villani e Calabro sono importanti, vi dice chi è. E perché Rocco Santo Filippone è l'uomo indispensabile in un determinato contesto storico? E come vi dice Bruzzese anche nel corso delle integrazioni istruttorie, è un soggetto di grandissimo peso criminale, perché Rocco Santo Filippone è un uomo dei piromalli, e vorrei che fosse chiaro un altro concetto.
perché se no andiamo al di fuori delle massime di esperienza che governano le inferenze a cui deve ricorrere il giudice nel suo percorso ricostruttivo, che ovviamente lo porta alla decisione finale. Se è un ruolo di 'ndrangheta all'interno del mandamento tirrenico, nel momento in cui i vertici di quel mandamento sono i fratelli piromalli, o sei un uomo dei piromalli o non sei nessuno. Vorrei essere chiaro. Non è che ci sono alternative. Cioè, qui siamo proprio alla logica di base. Perché i veri padroni, passatemi questo termine apparentemente atecnico, dei mandamenti da cui la 'ndrangheta tutta dipende nel mondo, sono coloro i quali attribuiscono le cariche ai soggetti di loro fiducia. E in quel momento storico, attenzione, perché vi sto per indicare un ulteriore tema di prova, i vertici mandamentali tirrenici, la cosiddetta linea tirrenica, che non è la linea ferroviaria, attenzione, fa capo alla famiglia Piromalli, e avete sentito quante volte i riferimenti a Mommo e Peppe, Mommo e Peppe. La città di Reggio Calabria, negli assetti che vi ho indicato prima, fa riferimento a due figure: lo scissionista che genera la seconda guerra di mafia, che è Pasquale Condello, e la casa madre, che sono i De Stefano, che dopo la seconda guerra di mafia, ce lo dicono altri processi, le cui sentenze definitive sono versate in atti, tornano ad essere una cosa sola. De Stefano, Condello, quindi nei loro aggregati allargati, De Stefano, Tegano, Libri, Condello, Imerti, Serraino. Per quanto riguarda la città, i vertici della Ionica chi sono in quegli anni? I vertici della Ionica in quegli anni sono sostanzialmente riferibili a tre famiglie principali: Papalia Barbaro, Nirta la Maggiore, Morabito. Questi sono i padroni dei tre mandamenti. Messi tutti insieme, i padroni dei tre mandamenti sono i padroni della 'ndrangheta. E hanno una caratteristica queste famiglie, e lo ricavate dalla sentenza di primo grado. Dopo i fatti di Montalto del 69, sentenza 2 ottobre 70 del Tribunale di Locri, le cariche, non solo mandamentali, ma anche quelle riferibili alla struttura organizzativa della 'ndrangheta, le cui figure vengono individuate nell'ambito della cosiddetta riunione annuale di Polsi, non le vogliono più in prima persona, perché quello che è successo nel corso del summit di Montalto non deve essere più vissuto dalle famiglie da cui la 'ndrangheta tutta dipende. Tant'è vero che, come è già ampiamente ricostruito sul punto, individuano soggetti di loro massima fiducia che assumano la veste formale al posto delle famiglie di vertice del mandamento. Ecco Rocco Santo Filippone. Perché Rocco Santo Filippone poi diventa il soggetto giusto al momento giusto? Perché stiamo parlando dello zio, fratello della madre Maria Concetta Filippone, detta Marina, di Calabrò Giuseppe. In quel momento storico Rocco Santo Filippone è un esponente apicale del mandamento tirrenico, quasi sconosciuto, per ragioni, dico io, assolutamente poco edificanti, a quella che è la cronaca giudiziaria. Perché Rocco Santo Filippone, che viene indicato anche da alcuni collaboratori di giustizia particolarmente importanti per il loro ruolo negli anni 80 del secolo scorso,
è soggetto agganciato ad ambienti che per la ricostruzione da noi fatta lo mandano immune da responsabilità per molto tempo. Dice Pino Scriva: io il nome di Rocco Santo Filippone l'ho fatto, ma ho percepito nell'interlocuzione con chi mi interrogava che era meglio non farlo. E aveva una peculiare caratteristica Rocco Santo Filippone che lo rendeva particolarmente adatto a svolgere il ruolo di cerniera tra i vertici dell'Andrangheta, e cioè quelli dotati di poteri decisionali, e gli esecutori materiali degli attentati ai danni dei carabinieri in questa provincia. Perché oltre ad essere un uomo di rilievo delle famiglie Piromalli-Molè, era anche contestualmente legato a doppio filo alle cosche gravanti in orbita De Stefaniana. Fu infatti Rocco Santo Filippone, insieme ad altri, che prima diede l'incarico al nipote, al giovane Villani, di attaccare i carabinieri e poi ne rafforzò il proposito delittuoso. Come era raccordato, ecco, vedete, nulla accade per caso, Rocco Santo Filippone anche ai De Stefaniani, guarda caso all'altra famiglia che aveva rapporti diretti con Cosa Nostra proprio per effetto di quella doppia affiliazione, proprio attraverso la figura di Demetrio Lo Giudice, referente della potente famiglia Libri, operante in zona Reggio Campi, o meglio Sant'Antonio di Reggio Calabria, il santuario di Sant'Antonio, quindi nella città di Reggio Calabria, che è quello che viene incaricato di istruire militarmente Calabrò Giuseppe, tanto da essere divenuto, e questo lo dicono vari collaboratori di giustizia, il più attendibile dei quali sul punto è sempre Consolato Villani, perché sparava insieme a lui, in quegli anni a Reggio Calabria come Calabrò non ce n'era. Un'abilità straordinaria nell'utilizzare le armi, la freddezza che ci voleva, anche diciamo una preparazione tecnica che assolutamente era rara su questo territorio. E quello di Demetrio Lo Giudice è il quarto tema di prova, che in apparenza è meno trattato degli altri, ma che è indispensabile per capire perché Rocco Santo Filippone, contrariamente a quello che vi dicono le difese nell'atto di appello, non è vero che è un signor nessuno, eh? Non è assolutamente vero. Quinto tema di prova: l'Andrangheta, o meglio le componenti apicali di Andrangheta che diedero il mandato ad uccidere, agirono d'intesa con Cosa Nostra siciliana. Ora io su questo argomento voglio aprire e chiudere una parentesi, perché voglio rimanere assolutamente fedele agli impegni che ho preso stamattina con voi, ma non riesco proprio a tacere su questo argomento. Una delle domande che vi dovete porre, prima di decidere, è banale: che cos'è Cosa Nostra? E soprattutto che peso hanno, nel rispondere a questa domanda, una serie di affermazioni di collaboratori di giustizia ritenuti non solo credibili dal punto di vista soggettivo, plurime volte. Ecco perché quando stamattina l'avvocato Aloisio mi ha detto: produciamo un'altra sentenza, solo una, ho detto: tutte quelle che vuole, avvocato. E le cui dichiarazioni sono state vagliate centinaia di volte, attenzione, centinaia di volte, non solo quelle di Spatuzza,
sulle quali ovviamente ci soffermeremo, con conclusioni assolutamente allineate, univoche, stabili. L'apporto dichiarativo è intrinsecamente attendibile e riscontrato dal punto di vista estrinseco. Questo è il quadro. Perché quella domanda che cos'è Cosa Nostra? Perché tanto Masino Buscetto, attenzione, che collaboratori di altissimo spessore come Gioacchino Pennino e Leonardo Messina vi dicono che 'Ndrangheta e Cosa Nostra sono una cosa sola. Attenzione. Tema da considerare non solo alla luce di quei riferimenti alla doppia affiliazione di cui parlavamo prima, ma anche al fine di comprendere che cos'è l'intesa che lega 'Ndrangheta e Cosa Nostra nel momento in cui si decide che la guerra iniziata nel 92, nell'autunno del 93, deve diventare una guerra totale. Che cosa intendo con guerra totale? Intendo, voglio dire, che i destinatari diretti, perché destinatari indiretti siamo stati tutti, come vi ho detto stamattina, i destinatari diretti della strategia stragista di quegli anni dovevano capire che non era la decisione di un singolo, che non era l'iniziativa di singole articolazioni delle cosiddette mafie storiche, ma che il sistema criminale di tipo mafioso era granitico nel mandare un messaggio, che è il messaggio che voi certamente avete ben in mente per aver letto la pronuncia di primo grado e sul quale io mi soffermerò per il tempo che serve, breve, credetemi, breve. Dicono Buscetta, Messina e Pennino, a mo' di rimprovero, che è inutile domandarsi che cosa sia la 'Ndrangheta rispetto a Cosa Nostra o che ruolo abbia Cosa Nostra in relazione ad altre componenti criminali storicamente radicate in territori diversi dalla Sicilia. E riassumono questo concetto con parole banalissime, credetemi, semplicissime. Ad esempio, quando viene chiesto a Messina, ma ci spieghi, viene chiesto a Messina il 4 dicembre del 92, in sede di audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia. Luciano Violante, presidente di quella commissione, ex magistrato, gli chiede, mi scusi, Messina, ma che vuol dire? Vuol dire che dove c'è Cosa Nostra c'è la 'Ndrangheta e se c'è la 'Ndrangheta c'è Cosa Nostra? Perché noi siamo una cosa unica. E quindi, se c'è l'una, componente c'è l'altra. Mi scusi, gli chiede un altro commissario, ma che vuol dire che la 'Ndrangheta controlla il territorio della città di Messina? Messina non è in Sicilia. Allora non mi spiego. Non sono chiaro. È nella regione Sicilia, il territorio di Messina, ma voglio dire, se per ragioni anche geografiche la locale di 'Ndrangheta di Messina ha un ruolo in quel territorio, è come se ci fossimo noi. E vedete, in quel verbale di Leonardo Messina, ad un certo punto si dice una cosa molto importante, che distrattamente potrebbe essere considerata una novità assoluta. Occhio, perché qui poi arriviamo al ruolo di Papalia. Domenico, che ha confessato il suo ruolo con la missiva che è stata acquisita agli atti, a mio modo di vedere. Una confessione stragiudiziale straordinaria. Nella missiva indirizzata al presidente Muscolo,
io ho trovato le risposte che, credetemi, per 10 anni ho cercato. Nella reazione istintiva che Papa Lia Domenico, e adesso vedremo chi è, non riesce a trattenersi nel momento in cui, guarda caso, noi tardivamente, lo voglio ribadire più volte, tardivamente, ma una tardività incolpevole per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l'ufficio che rappresento in questa sede, depositiamo le dichiarazioni di collaboratori di giustizia a lui legati che spiegano due cose fondamentali, e sono ulteriori due temi di prova di cui adesso vi parlerò. Chi sono i Papa Lia e qual è il ruolo di Mico Papa Lia, rappresentante nazionale dell''Ndrangheta? Attenzione, ma come? Ah, perché l''Ndrangheta unitaria lo era già negli anni 90 e aveva un rappresentante nazionale. Ma come? Non era un insieme di famiglie posti su un piano orizzontale, di perfetta orizzontalità, in cui ognuno si coltivava il suo orticello e nessuno poteva dire da Gioia Tauro che stai facendo a Palmi? Ma come? Verbale del 1996, immediatamente successivo alla stagione stragista. E perde le staffe, amico Papa Lia, perché dice adesso questo verbale da dove spunta. Che perda le staffe Papa Lia è evidente perché durante il giudizio di primo grado, in cui era stato evocato tantissime volte da numerosissimi collaboratori di giustizia che facevano a lui capo, in quel di Milano, era stato bello tranquillo e silente. Non ricordo di iniziative epistolari rivolte alla Corte d'Assise di primo grado, nonostante si fosse parlato di lui tantissime volte. Qui no, qui spunta fuori il ruolo che nessuno gli aveva attribuito di vertice nazionale dell''Ndrangheta, e soprattutto attraverso le parole di Tonino Schettini spunta che cos'è Falange Armata. E lì non ci vede più, amico Papa Lia. E vi dice: caro dottore Lombardo, tu credi a sta gente? Sì, se lo avessi davanti. E sai perché ci credo, caro amico Papa Lia? Perché queste cose non le hanno dette a me. E non le hanno dette neanche, voglio dire, a processo in corso. Quando questa vicenda processuale ha avuto quel minimo di risalto mediatico che merita. No, le hanno dette nel 96. Quando, come vi ho detto oggi all'inizio del mio intervento, l''Ndrangheta era una banda di straccioni, nella considerazione diffusa purtroppo a livello nazionale e internazionale, nonostante controllasse già la Lombardia, che è la locomotiva d'Italia. Ma questa è una domanda troppo difficile a cui dare risposta. Dice: ma com'è che è una banda di straccioni? Comanda Milano, come dicono i collaboratori di giustizia. E allora a Milano sono ancora più straccioni. Ma non era la Milano da bere, la grande Milano di Craxi. E perché perde le staffe, amico Papa Lia, con quella missiva? Perché sa bene che, mettendo insieme il dichiarato di Buscetta, Messina e Pennino, tra i tanti altri, credetemi, verrei meno il mio impegno, voglio dire, di pubblico ministero di secondo grado, se vi indicassi nuovamente tutte le acquisizioni che ricavate dalla sentenza, che fa riferimento anche lì ad una domanda che la Commissione parlamentare antimafia pone a Leonardo Messina, quando gli chiede, sentite e tremate, siamo nel 92, ma mi scusi Messina, ma la Commissione provinciale di Cosa Nostra esiste?
pubblico, ma le sentenze ve le leggete? E la commissione regionale esiste. Io sono testimone oculare di Totorina seduto in quell'aula il giorno che mi affacciai da quella finestra perché chiamato qui in corte d'appello a fare gli esami di avvocato. Mi convocarono per fare l'orale di avvocato, poi il mio esame ritardava e mi affacciai da quella finestra e Totorina era seduto in quella gabbia. Nel corso di un'udienza legata all'omicidio Scopelliti. Ed era in quella gabbia per l'omicidio Scopelliti, perché come sapete lo Scopelliti 1 e lo Scopelliti 2 ha processato quali mandanti i vertici di Cosa Nostra, tanto nella composizione provinciale che in quella regionale. Perché già risultava in via definitiva da numerose sentenze, oltre che dal maxi processo, che Cosa Nostra fosse strutturata così. E quello Messina, i commissari parlamentari che gli chiedono esistono? Ancora a sto punto siamo, gli risponde. A me veramente non dovreste chiedere se esiste la provincia e la regione in Sicilia, mi dovreste chiedere chi compone la commissione nazionale e quella mondiale di Cosa Nostra. Sempre nell'accezione di entità unica, quale sistema criminale variamente denominato sui singoli territori. Sapete chi l'aveva detto che esisteva la Commissione Nazionale? E aveva parlato per la prima volta di sistema criminale unico? Tommaso Buscetta. Nel momento in cui aveva riferito che la dottrina mafiosa portata avanti dalle grandi componenti mafiose, variamente denominate sui singoli territori, agivano secondo una logica unitaria. Ecco il senso pieno del riferimento che fanno i vari collaboratori di giustizia al fatto che siamo una cosa sola. Superato, diciamo, questo riferimento che ho voluto sottolineare per l'ennesima volta e portare direttamente alla vostra attenzione, che spero possa servire a rispondere alla domanda, ma credetemi, molti ulteriori elementi, numerosi ulteriori elementi ce li avete già a disposizione in atti, già richiamati in sentenza, peraltro, quindi alla domanda che cos'è Cosa Nostra, dobbiamo andare oltre e individuare il soggetto che all'interno di questo sistema, e vi do un altro dato di notorio giudiziario, perché il notorio giudiziario quando proviene da sentenze definitive è prova, perché se no, credetemi, partiamo ogni giorno da zero, siamo tutti d'accordo nel farlo, ma non lamentiamoci che sui fenomeni complessi le verità giudiziarie non si stabilizzano mai. Rina, e ancor prima di Rina, e avete sentito parlare, no? Dei palermitani contrapposti ai corleonesi. Avete sentito parlare dei Bontade, Inzerillo, Badalamenti, e avete sentito parlare, voglio dire, della guerra poi combattuta dai palermitani contro i corleonesi, i quali poi soppiantarono la mafia palermitana diventando i vertici della struttura criminale dominante in Sicilia. Su questo mi soffermerò in maniera più dettagliata nella prossima udienza, ma è un accenno che sono assolutamente tenuto a fare, perché è un accenno che fornisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni di Buscetta nel momento in cui, guarda caso,
anche in relazione a quella specifica vicenda e quindi alla richiesta di appoggio che i palermitani facevano alle componenti apicali di 'Ndrangheta in previsione della guerra da combattere contro i corleonesi, da chi erano andati i palermitani? Ecco l'unitarietà che ritorna, da Paolo De Stefano e dai piromani. Due sono le cose: o siete in grado di dimostrare che la 'Ndrangheta dell'epoca fosse formata da due famiglie e quindi fosse obbligato l'interlocutore a parlare con i De Stefano e i Piromalli, o se, come risulta a me, risulta in atti, le famiglie già all'epoca erano 166, mi dovete dire perché andavano sempre da loro. Perché erano loro ad avere un determinato ruolo e soprattutto erano loro che in quel momento storico avevano la responsabilità di gestire dinamiche che andavano oltre i territori, erano le cosiddette dinamiche di sistema. Altro dato che fa parte del notorio giudiziario: perché Rina scelse quale suo compare d'anello Mico Tripolo? Sapete che è Mico Tripolo? Mico Tripodo è il vertice della 'Ndrangheta reggina prima della guerra di mafia combattuta tra il 74 e il 77. Perché? Perché ovviamente erano già una cosa sola, perché ovviamente determinate dinamiche non potevano essere gestite in Sicilia indipendentemente dalla Calabria, non potevano essere gestite dai calabresi indipendentemente dalle componenti camorristiche, non poteva essere gestito un territorio particolarmente difficile e ricco come la Lombardia, ma come tutto il centro-nord d'Italia, senza un raccordo stabile tra le componenti mafiose, di cui trovate traccia anche nella sentenza di primo grado, e che i collaboratori di giustizia definiscono il consorzio, con sede a Milano. In tutto questo, d'intesa con Cosa Nostra siciliana, rappresentata nel caso di specie da Giuseppe Graviano, capo del mandamento di Brancaccio, coordinatore riconosciuto con sentenze definitive delle cosiddette stragi continentali eseguite da Cosa Nostra. L'imputato Graviano. Imputato Graviano, che oggi si trova, voglio dire, a rispondere di una ricostruzione assolutamente puntuale già fatta in primo grado, in presenza di elementi aggiuntivi che provengono da un collaboratore di giustizia che è Gerardo D'Urso. Vedo il presidente che si sporge in avanti, forse sull'orario, presidente. Mi dica lei quando vuole fare una pausa. Sì, no, certo. Vedete, anche il dichiarato del collaboratore D'Urso è un dichiarato particolarmente resistente alle obiezioni. Perché anche il dichiarato del collaboratore D'Urso è un dichiarato antecedente e del tutto autonomo rispetto all'attività istruttoria svolta dalla DDA di Reggio Calabria e dalla Procura Generale in sede di appello, e soprattutto, vuol dire, assume una valenza di particolare rilievo in relazione a quei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che hanno a che fare con le riunioni che si svolsero in Calabria per decidere l'adesione alla strategia stragista già avviata dalla componente siciliana. Perché D'Urso, deceduto, nel verbale che avete agli atti, in epoca ampiamente antecedente, quindi in un'epoca in cui vari collaboratori di giustizia
soffermatevi sulla particolare valenza. Vince le elezioni amministrative e inizia a parlare, e i reperti audiovisivi sul punto sono molteplici, da Presidente del Consiglio. Quello è un momento storico decisivo per le sorti di quella che è una nazione che sta vivendo una stagione difficilissima, iniziata in epoca ben antecedente rispetto alla caduta dei blocchi contrapposti nell'autunno dell'89. Non ci credete? Andate a verificare quello che abbiamo prodotto in primo grado e troverete la traccia di Achille Occhetto che parla da Presidente del Consiglio, perché quello è un momento storico, anche per effetto della forza distruttiva generata dalla vicenda Mani Pulite gestita dalla Procura di Milano, che deflagra su quello che rimane della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. Deflagra. L'unico interlocutore di sinistra che ha la capacità aggregante è il PDS di Occhetto, che ovviamente in quel momento parla come se non avesse avversari. E non ha avversari, in realtà. L'avversario poi verrà formalizzato solo dopo qualche mese. E che avversario? L'avversario diventerà Forza Italia e abbiamo già visto che per voce unanime delle varie componenti mafiose il sostegno elettorale deve essere canalizzato verso quel nuovo movimento politico. E Occhetto non si è più ripreso da quella mazzata. Tant'è vero che ha smesso di fare politica. Elezioni della primavera del 94. Visto che parliamo di fatti storici, primo governo Berlusconi. Perché questi riferimenti sono assolutamente indispensabili e perché abbiamo vissuto insieme tutta una serie di richiami a vicende che apparentemente nulla hanno a che fare o poco hanno a che fare con le nostre ricostruzioni, perché in realtà non è così. Perché in realtà determinate questioni, le grandi componenti mafiose e quindi le componenti più importanti all'interno di quel sistema unitario, la politica, l'hanno sempre fatto. Sesto tema di prova, su questo torneremo, ma perderemmo di vista i 14 punti che vorrei trattare oggi. Nella prospettiva di questa intesa criminale, attenzione che è un'intesa criminale interna allo stesso sistema criminale, interna, non c'è una componente criminale che si rivolge ad un'altra di cui non conosce l'esistenza, di cui non conosce la struttura, di cui non conosce l'indirizzo programmatico. No, no, qua siamo ben oltre la cuginanza, siamo ben oltre la fratellanza. I delitti contro i carabinieri eseguiti a Reggio Calabria sulla base delle risultanze processuali rappresentavano il completamento e la prosecuzione. E sapete chi ci può dire questa prosecuzione, chi l'aveva chiesta? Proprio Giuseppe Graviano. Perché Giuseppe Graviano, in quelle intercettazioni che abbiamo anche richiamato oggi, parlando con Umberto Adinolfi, e rispondendo alle domande del pubblico ministero di primo grado
su quegli specifici contenuti dice che una determinata stagione non si doveva fermare perché così gli era stato chiesto. E che fosse, voglio dire, effettivamente così, e questo è il principale straordinario riscontro al dichiarato di Gaspare Spatuzza, voi ce l'avete proprio nelle parole del collaboratore di giustizia. Quando, incontrando da Graviano, motivo di appello che distorce la realtà dei fatti, motivo di appello Graviano ovviamente, presso il bar Doney, che è il bar al piano terra del Grand Hotel Excelsior di via Veneto a Roma, si sente dire Spatuzza: Gaspare, abbiamo il paese nelle mani, perché gli accordi che dovevo concludere li ho conclusi. Però dobbiamo accelerare la strage dell'Olimpico perché i calabresi si sono mossi. Infatti, 18 gennaio 94, i calabresi si erano mossi uccidendo Fava e Garofalo, e quell'incontro che avviene immediatamente dopo certifica che qualcuno ha chiesto un ulteriore colpo, un'ulteriore eclatante azione di violenza, anche qui nei confronti di militari appartenenti all'arma dei carabinieri. 55 ne dovevano morire in un colpo solo. La mancata strage, o meglio la strage di Viale dei Gladiatori nei pressi dell'Olimpico, nello stadio Olimpico di Roma. E allora, quando Graviano troverà la forza di dirci chi gli ha chiesto il proseguimento della strategia stragista già in atto, avremo certamente un ulteriore tassello di verità che però in questo momento non ci sottrae nessun elemento di valutazione. Perché la certezza processuale che siamo in grado già di spendere in questa sede ci consente di dire che qualcuno glielo ha chiesto, glielo hanno chiesto, perché verosimilmente determinati assetti ancora non erano compiuti ed era necessario dimostrare, visto che si erano mossi i calabresi proprio nel momento in cui la guerra doveva risultare totale, il fronte della grande criminalità organizzata italiana doveva essere da apparire granitico, ci sono anche loro, hanno deciso anche loro, quale componente interna ad un unico sistema, che devono palesarsi alla calabrese, direi io. E questo è un ulteriore modo di rispondere al motivo d'appello della difesa Filippone, quando dice: scusami, e tu, voglio dire, se decidi di partecipare alla stagione stragista, ti vai a affidare, voglio dire, a due ragazzini? Certo, e a chi mi devo affidare? Al killer con la divisa? No, mi vado ad affidare ad uno che spara benissimo, e quindi, voglio dire, non è che gli devo insegnare come si tiene la pistola. Ha già consumato un omicidio e soprattutto tutti mi dicono che è un killer nato. L'altro lo affianca in tutto e per tutto, ha una capacità criminale certamente fuori dal comune, tant'è vero, vuol dire, che giovanissimo riesce a raggiungere il grado del Vangelo, Consolato Villani. Viene fuori da una famiglia numerosissima e peraltro legatissima alle componenti di 'Ndrangheta principali alla città di Reggio Calabria, come dice il vertice di quella famiglia, che è Nino Lo Giudice, quindi voglio dire sì. Peraltro è il nipote di Rocco Santo Filippone, uomo di nostra massima fiducia, inserito anche in circuiti massonici, come emerge dalla deposizione di Pino Scriva,
E io ho la quadratura del cerchio, risorse ne abbiamo tante, come se avessi partecipato attraverso una rudimentale microspia dell'epoca a quel summit, risorse ne abbiamo tante, qui può sparare, voglio dire, Tizio, può sparare Caio, quello che non ci manca sono i killer di 'Ndrangheta, però in questo momento storico dobbiamo privilegiare un dato, abbiamo la risorsa migliore perché rimane all'interno di un circuito ristrettissimo che ci garantisce rispetto a problematiche potenziali che si verificheranno in futuro. Ecco la falsa collaborazione di Calabro Giuseppe. Ecco le apparenti discrasie nelle dichiarazioni di Villani e lo giudice su determinati episodi. Certo che tu ti vai, se hai il killer minorenne è il massimo che tu possa avere. E ovviamente l'Andrangheta con le limitate risorse di cui gode aveva minorenni e maggiorenni che poteva utilizzare. E quindi tornando al profilo che vi segnalavo prima, completamento e prosecuzione chiesta da chi, ce lo racconterà un giorno Giuseppe Graviano, della strategia stagista che aveva colpito la nostra nazione. Nel corso del 93, con gli attentati di Roma, Via Fauro, San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro, Firenze, Via dei Georgofili, Milano, Via Palestro. Se lei concorda, Presidente, farei una pausa qui, perché il settimo motivo è particolarmente articolato, quindi preferisco non spezzarlo, capisci? 10 minuti, va bene?